Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella, ragazzi, mi raccomando, di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo. Oggi risolviamo qualche errore riguardo al rendering, errori riguardo all'avvio, bug, fix, tante cose così, perché quando si lanciano nuovi giochi, quando escono nuovi giochi, escono fuori anche questi altri errori. Quindi faremo veramente un sacco di cose oggi, sia come aggiornare i driver della propria scheda video per i problemi di rendering e problemi della scheda video GPU, quindi se esce quell'errore, errore GPU, risolvere oppure scaricare dei file DLL oppure driver e inserirli nella cartella di Windows. Quindi in descrizione vi ho lasciato un link oppure nei commenti questo pacchetto. Voi dovete estrarre questo pacchetto, quindi extract to Overwatch 2 rendering error, e uscirà questa cartella. Aprite questa cartella, all'interno di questa cartella ci saranno un bel po' di driver da scaricare e installare. Andremo un attimo su DirectX, questo qua, faremo DirectX fix. Accetto il contratto, avanti, non installate Bing Toolbar, avanti. Installerà così un driver DirectX, finiamo, andiamo su update driver, qui identificherà i driver che ci servono, cioè i driver da aggiornare, quindi andiamo su driver, questo qua, accettiamo il contratto, ci porterà sulla pagina fare questa scansione, fai una scansione, anche perché serve pure a me, quindi è molto comodo. Ci siamo. Allora ragazzi, ha fatto sottospecie di scansione di tutti i driver da aggiornare, tutti i miei driver da aggiornare, quindi cosa faremo? Allora, vediamo se c'è qualche... Oh, c'è un driver... Oh, un altro aggiornamento da fare, dispositivo Bluetooth, un altro dispositivo audio ad alta definizione, questo lo devo aggiornare. Dispositivo AMD PSP11 lo devo aggiornare, AMD PCI lo devo aggiornare, parecchia roba da aggiornare, però la scheda video è nella norma, sta benissimo. Quindi se a voi manca qualche aggiornamento da fare sulla vostra scheda video, per esempio qui aggiorna, vi consiglio questo sito di Nvidia, questo per chi c'ha Nvidia, selezionare il proprio prodotto, per esempio GeForce, GeForce 16, la serie 16, 1060 Super, Windows 64 bit, lingua metto italiano, driver game ready, cerca, farà una ricerca e faremo un download immediato e un'installazione rapida o personalizzata come volete voi, ma io vi consiglio un'installazione rapida, installate tutto. Invece per quelli che hanno una scheda video AMD la stessa cosa, per capire che scheda video hai mi raccomando vai su configurazione, no, configurazione sistema, system information, qui ti dirà che scheda video hai. Vediamo se la trovo, la mia. Processore. Ah, non trovo la mia. Però la mia è la mia 60 Super. Qui ti dice solamente il processore. Questo è per il processore AMD. Invece per capire dove sta, cioè per capire che scheda video hai nel PC, DXDAG. Sì. Eccola qua. Una di visualizzazione, due di visualizzazione, un audio. Audio, già, parecchi dispositivi audio.
La mia è la 1660 Super, semplice. Quindi per la scheda video DX, quindi DXDAG, per capire che scheda video hai. Per AMD la stessa cosa anche per DXAG e per questo System Information. Quindi vai sul tuo processore, per esempio, vediamo processori con grafica, se sulla tua scatola c'è scritto A+, sarebbe il processore con la scheda video ovviamente, tu cerchi qua sotto il tuo processore. Io, visto che devo cercare il mio processore, metto processori, processore AMD Ryzen della categoria 5, 53600, faccio invia e metto a scaricare la mia edizione, ok? Chiudo tutto perché non mi serve più niente. Abbiamo fatto un'identificazione dei driver, io adesso questa pagina la tengo salvata per me perché mi serve dopo. Chiudo qua. Un altro driver da scaricare, Visual Pack. Io ho fatto già l'estrazione di questo pacchetto, quindi eccolo qua. Installa tutto. Attendiamo così la configurazione. Io spero di fare veramente un grosso aggiornamento dei driver della mia scheda video. Eseguiamo come amministratore, sì. È una lunga procedura, lo so, però vi servirà. Faremo questa procedura dei... Mamma mia, quanti ne sono? Un altro driver, così non avremo più problemi. Verifica della sicurezza di file. Un altro file da scaricare e installare. Questo. Ce l'avevo già, però lo riscarico. Un altro. Ne sono parecchi. Ok, abbiamo scaricato tutti i driver, tutti. Ok, come ultima procedura, sì ragazzi, ultima procedura e finiamo qui. Aprite prompt dei comandi, esegui come amministratore. Dai, che con tutto questo procedimento, dai, dovrebbe andare. Avete capito quanta roba stiamo installando qua, quindi ip config spazio slash flush dns invio, scrivete quest'altro comando winsock reset invio. Dopo aver fatto tutta questa procedura, riavviate il PC. Se invece dovete fare anche qualche aggiornamento della scheda video, andate su gestione dispositivi, aggiorna driver, cerca automaticamente i driver e troverete i vostri driver aggiornati in Windows Update. Quindi ragazzi, più di questo, spero tanto di esservi stato d'aiuto con tutti questi programmi, con l'identificazione dei driver che abbiamo trovato e che adesso devo aggiornare. Quindi spero tanto, come ho detto, di esservi stato d'aiuto, di iscrivervi al canale, di fare la campanella, di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!